Rythme lent du bateau, une île c'est d'abord une ombre sur l'horizon. Insensiblement, elle grossit, s'étale, prend du relief et des couleurs. Le voyage en bateau est un éloge à la lenteur, une résistance à la consommation hystérique de kilomètres ensoleillés, au long desquels tout ressemble à tout. Regardez l'île depuis la mer et laissez vagabonder son imagination. Vers la terre inconnue, faire le premier pas, hésitant, oppressant, et puis oser, regarder, écouter et alors douter. De Corse, en bateau, nous sommes partis à la découverte des petites îles de la Méditerranée. Comme premier territoire de ce périple maritime, j'ai choisi les îles Éoliennes, un archipel volcanique au nord de la Sicile. L'envie de cette escale, je la dois au film de Rossellini, Stromboli, et à mon souvenir du regard d'effroi d'Ingrid Bergman découvrant l'île et percevant intuitivement qu'elle serait sa prison. Stromboli, métaphore de l'île, à la fois paradis et enfer. Stromboli, un navire à la dérive secoué par les battements de son volcan. Pour ce premier voyage, j'ai fait de Stromboli et de son volcan le centre de cette découverte des éoliennes. Surgit de la Méditerranée, au large de la Sicile, l'archipel volcanique des éoliennes. Cette île, comme cet immense éclat de lave solidifiée. Cette île, les sept sœurs, et à l'extrémité de l'archipel, la sœur aînée, Stromboli. Stromboli n'est pas une île, c'est un volcan, rien qu'un volcan. Stromboli, où avant même d'y poser le pied, on sent la terre vivre. Stromboli, une île qui provoque une oppression indicible, mais aussi une attraction fascinante. Sono arrivato con una barca di notte qua. Sono sceso. E ho sentito qualcosa dentro, non so come dirti, non conoscevo Stromboli, ma ho sentito qualcosa dentro, poi sono ripartito. Non so come dirti, la gente che resta qua sceglie, lo sceglie, lo ama e lo odia, perché se sente, quando arrivi, senti il rumore, non l'hai mai sentito, o hai paura o resti. Thank you.
ahogato! Ma non ti vergogni, vado ad accompagnare a fineria, mi ha fatto qua. La differenza dalle altre isole è che quando tu arrivi sulla spiaggia e lo senti, ti fa pensare. Nelle altre isole vieni al mare, pensi che tutto sia tranquillo. Allora ecco perché sono più rilassati. Qui non ci fa rilassare mai, perché c'è sempre lui. Pensiamo che noi possiamo comandare qua. Poi lui ogni tanto fa un botto più forte e ci dice: comando io qua, voi. En 1930, une éruption exceptionnelle souleva l'île de plusieurs mètres et la lave envahit les pentes du volcan, détruisant les cultures. Le 28 décembre 2002, une explosion recouvre de cendres le village de Stromboli. La paroi nord du cratère s'effondre. Deux jours plus tard, plusieurs millions de mètres cubes de blocs et de cendres dévalent les pentes du volcan. Une vague de plusieurs mètres de haut se propage jusqu'à la Sicile. Le 5 avril 2003, un panache de plus d'un kilomètre s'élève du sommet et des blocs d'une dizaine de tonnes tombent à côté de Ginostra. Lors de ce paroxysme de quelques mois, l'île fut presque complètement évacuée. Seule une quarantaine d'habitants refusèrent de partir. L'ultimo scoppio nel 2002, che non è stato uno scoppio, è stato uno scoppio pubblicitario, giornalistico, ma non è stato un evento dello Stromboli. C'è stata questa caduta di massi, hanno spopolato la popolazione, ma non sono andate via stromboliani, sono rimasti a Stromboli, non hanno lasciato l'isola. Quelli trapiantati sono andati via da Stromboli, che hanno fatto anche un po' di sceneggiatura, ma i stromboliani sono rimasti qua, come la mia famiglia, come Cussolito, come i vecchi stromboliani, non sono andati via da Stromboli. Voglio morire quando mi fa morire lo Stromboli. Questo è il loro detto. Che non avevano paura. È lui che ci protegge. L'île de Panarea est la plus proche de Stromboli. Elle en est aussi son miroir inversé, car elle correspond au fantasme des îles de Méditerranée. À peine une centaine d'habitants permanents, mais après 9 mois de léthargie hivernale, en juin, l'île s'éveille pour l'été se donner corps et âme, mais à prix d'or, aux touristes. De la mer au sommet de cette île, les signes d'une autre vie existent. Vestiges d'un village préhistorique et mosaïques romaines sont les preuves d'une ancienne autosuffisance alimentaire. Et puis d'autres traces récentes, mais devenues elles aussi vestiges. Milliers d'oliviers, désormais sauvages, cultures en terrasse en friche, bergeries en ruines, autant de signes d'une vie agricole intense mais oubliée. Panarea, une île utopie où tout semble possible, mais certainement hors de l'immédiateté du tourisme.
Tesoriero, sei la famiglia più grande della, dell'isola. E la mia famiglia poi è originaria dell'isola, dove hanno molti terreni. E mio padre è pescatore, l'unico della famiglia pescatore. Il resto erano tutti con molte proprietà sull'isola che coltivavano tutto. E dall'olio a capperi a tutti i prodotti del Mediterraneo che ci sono sull'isola, mandorle, frutta. La mia famiglia era quella dove aveva una grande, un grande cambusa, una grande, un grande magazzino di prodotti, e i pesca, non essendoci soldi c'era lo scambio, c'era il baratto, e quindi i pescatori più, il pesce più buono glielo portavano sempre alla mia famiglia in cambio di olio, mandorle o farina oppure del pane. E bon, poi è arrivata l'immigrazione negli anni 50, anni 40, è arrivata l'immigrazione e tutti questi hanno abbandonato la proprietà, le terre, sono emigrati in Australia, in America, in Argentina. E buona parte della famiglia di mio padre sono emigrati quasi, cioè quasi tutti. E sono partì perché il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de, non ci sono soldi. C'era il baratto, c'era quello scambio e non c'era molto futuro, capito? E quindi sì, lavoravano tutto il giorno, ma alla fine non avevano niente, erano sì, i prodotti da mangiare, ma non c'era altra soluzione che andare via e cercare qualcosa di diverso. E mio padre invece ci ha creduto in questa isola e non è partito, anche se i due fratelli emigrati volevano, ah vieni con noi, e quindi ci ha creduto, si è sposato, ha investito su Panarea creando un'attività, lavorando col turismo, facendo sempre il pescatore e poi piano piano è arrivato il turismo, quindi piano piano l'isola è cresciuta e alla fine negli anni 80 è esplosa come Panarea l'isola più bella, l'isola più particolare, e anche il tipo di gente diversa, con più soldi, più raffinata. E non essendoci la luce per strada, era molto romantica come cosa. La gente di Stromboli sì, è più isolana, è più selvaggia, e lì ti svegli la mattina, tu guardi Stromboli e dici boh, adesso inizia la giornata, è lui che comanda, è lui che dà il tempo, il ritmo alla gente dell'isola. Qua tu ti svegli, la prima cosa che guardi il mare, guardi se è bel tempo, brutto tempo, e se arrivano i mezzi, non arrivano, i collegamenti sono fondamentali essendo in un'isola. A Panarea tu ti ritrovi, scendi da casa, vai al bar, vai sul porto a prenderti il caffè, arrivano i pescatori, a Stromboli vanno su e la riunione, la piazza è sopra, qua è sul mare, ecco, noi viviamo col mare, loro vivono col vulcano.
è la loro fonte di energia e di guadagno, ecco. Retour vers Stromboli. Toutes ces îles sont des mouchoirs de poche, mais elles génèrent chacune des identités particulières. Ici, on n'est pas italien, pas plus calabrais ou sicilien, pas même éolien. On est de son île, vécue jalousement comme un territoire autonome. Appartenance géographique affirmée et revendiquée, mais nulle trace de conscience d'appartenance sociale ou culturelle. Stromboli si distingue. In tanti strombolani siamo fanatici. Ci sentiamo il numero uno. In qualsiasi posto che andiamo ci sentiamo veramente numero uno. Perché infatti noi che viviamo in questo vulcano, intanto è un vulcano che è conosciuto nel mondo e tutto anche a livello economico che si gira su questa isola, l'economia, tanta, una buona maggioranza, gira sullo Stromboli, cominciando dalla Calabria alla Sicilia alle Eolie. Che tutti lavorano attraverso questo vulcano. Perciò noi ci sentiamo importanti, più degli altri, nonostante siamo eoliani, ma nessun strombolano dice che siamo eoliani, dice sono strombolano, anche se noi facciamo parte della Sicilia, facciamo parte di un arcipelago, ma nessun strombolano, anche un bambino dice di dove sei, di Stromboli, e fa fatica a dirti, ma il comune lo devi chiedere 4 volte, e poi dice il comune Lipari, ma lo devi chiedere 4 volte, altrimenti non ti rispondono. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Marina! Corte! Attivile! Marina! Ma dai racconti dei vecchi che mi hanno fatto era che abitavano 3.000 persone e che nel 2005 erano contadini e 500 erano i pescatori, diciamo, che anche i pescatori facevano lo scambio con il pesce, con le patate o l'uva, tutto il resto. E tutto questo è durato fino al 1920, diciamo, dal 20-25, perché poi il 30 c'è stata questa grossa esplosione, ma fino al 25, finché non è arrivata la filossera, la malattia delle vigne, a Stromboli venivano anche da fuori a coltivare le vigne, perché non c'era la manodopera per coltivare tutto, non c'era. Al 30 c'è stato l'esplosione più grossa, che in quella zona dell'osservatorio, lato sud-ovest, nord-ovest, è scesa una piccola piroclastica che ha coperto completamente tutta quella zona lì. E tutta quella zona lì dove c'era la maggior parte delle vigne le ha completamente distrutte. Si dice che sono andati via per l'esplosione o... Invece io ho chiesto a un po' di vecchi che ho incontrato in Australia o in America e mi hanno detto che loro se ne sono andati perché non c'era più da mangiare.
gente è andata in cerca di fortuna, come in America, Nuova Zelanda, Argentina, ma non perché è scappata via per eruzioni vulcaniche, è scappata via in cerca di lavoro, in cerca di fortuna. E vivevano così, con la pesca e un po' di agricoltura, ma a livello personale. Poi qua c'era anche un'industria del pesce. Perciò si faceva pesce fritto in barile e si portava fuori, a Genova, Gaeta, Napoli. E così facevano scambi di merci dall'altra parte e portavano degli altri prodotti. Qua si portava l'uva passa, fichi secchi, olio, vino. E di là si importavano altri tipi di merci, c'era questo proprio scambio. E mio nonno, per esempio, era uno che navigava con le vecchie tartane. Era un comandante delle vecchie tartane. Papà di mio padre, che era come Hemingway, era un grande maestro del mare, perché sono la famiglia più vecchia di pescatori. Perciò c'era questo, lo chiamavano allora lo scambio di merci con il continente. Era questa la vita. Bella, ma difficile, ma con una grande naturalezza tiravano avanti una famiglia, sai, con tanto sacrificio. Facite la mosela a sti pazienti. E quede cacedete nubigliena. Quede cadete a nubigliena. Climorte a raffreschete l'anno d'ubriatorie. Perché sono andato, così, giusto per vedere questa Australia come era fatta. Tutti andavano in Australia, e allora ho deciso anch'io. E quanti anni sei stato? Una decina di anni. E perché sei ritornato? È perché Stromboli mi mancava tanto. 20 anni. In Australia, 20 anni, e non gli è mai piaciuto, mai. Dopo 20 anni ha detto, ha abbandonato moglie, figli, è venuto a Stromboli. Ha mollato tutto. E lui partiva il lunedì e lo portavano nel deserto a fare le strade. Uno strombolano che lo porti nel deserto. E ancora c'è gente che vive veramente come si viveva una volta. Se tu vai a casa di questi pescatori tipo Gaetano, Consolito, Roberto, ancora c'hanno la casa, la cucina col fornello a legna, ancora tirano l'acqua dalla cisterna col secchio. Raccontiamo un po' la nostra storia, che poi la realtà di vita è quella. Poi sai chi la racconta? Sono tanti che la raccontano in una maniera un po' diversa, più pubblicitaria, più giornalistica, ma noi siamo nati qua. La possiamo raccontare un po' diversa per come si viveva. Thank you.
C'est dans les entrailles de l'île de Vulcano que la légende romaine a situé les forges de Vulcain, le dieu du feu. Ici se trouve le plus potentiellement apocalyptique des volcans éoliens. Un volcan de type explosif capable d'anéantir l'île lors de son réveil brutal. Il explosera, mais ça fait 130 ans qu'il n'a pas bougé, alors ça va, dit-on à Vulcano. Alors ça va, peut-être. Mais une urbanisation anarchique et toute méditerranéenne fait s'étaler les maisons jusque sur les pentes du volcan. Vulcano est moins spectaculaire que Stromboli, moins oppressante, plus humaine, plus facile. Volcans, paysages lunaires et désolés, boue sulfureuse, sont les attractions d'une île désormais entièrement tendue vers le tourisme. Ne reste ici que quelques rares hectares de vignes, vestiges d'un temps où le vin et l'industrie du soufre extrait du volcan faisaient vivre l'île.